Siamo qui in un bambuseto. Il bambuseto è dove cresce il bambù, un piccolo bosco, anche se in realtà è improprio dire così. Più che un bosco si tratta di un prato, perché il bambù è una graminacea, quindi un'erba gigante. Il bambù non è una pianta autoctona in Italia, c'è stata portata da fuori. Però l'Italia è tra quelle regioni del mondo che si presta come clima per far crescere alcune delle 1600 specie che esistono di bambù. Tra le 1600 e più specie di bambù che esistono al mondo, le dimensioni variano molto. Passiamo da bambù decorativo di pochi millimetri di diametro a canne che raggiungono anche 30 centimetri di diametro. Quelli che abbiamo qui in Italia di solito sono compresi tra i 50 e gli 80 millimetri. Le canne di bambù, per il loro modo di crescere, sviluppano nel primo anno tutta l'altezza e tutto il diametro. È quindi difficile capire, a vedere una canna da fuori, che età ha. Cosa che però per noi è importante perché sono più resistenti le canne che hanno tra i 3 e i 4 anni. Un piccolo indizio ci può arrivare dall'alone bianco che vediamo qui sui nodi delle canne e che è tipico delle canne giovani. Le canne, anche a parità di diametro, possono avere resistenze molto differenti che derivano dallo spessore della parete della canna. Lo vediamo bene qui. Ci sono fondamentalmente due modi di utilizzare le canne di bambù per l'architettura. Una sotto forma di aste intere, l'altra sotto forma di strisce. La prima cosa da fare è scegliere una canna e tagliarla. Per tagliarla possiamo usare la roncola oppure questo segaccio da giardiniere. Il taglio cerchiamo di farlo più vicino possibile al terreno per avere un mozzicone corto. Poi la canna ce la tiriamo fuori dal bambuseto in un posto comodo dove possiamo cominciare la defogliazione. Togliamo le foglie alte perché da una certa altezza in poi il bambù ha del fogliame. Per togliere quel fogliame c'è un piccolo trucchetto. Per non danneggiare quello che vogliamo mantenere della canna, si fa una piccola incisione nella parte bassa dell'attaccatura della foglia e a quel punto è facilissimo staccarla del tutto senza rovinare la canna. Con questa procedura possiamo pulire tutta la canna e poi decidere quale è la lunghezza che utilizziamo. Solitamente è comodo utilizzare una lunghezza di 4 metri, però volendo le canne arrivano anche ad 11 metri e se per qualche motivo fosse necessario possiamo recuperare canne molto più lunghe. Una volta tagliata a lunghezza la canna, possiamo passare allo splittaggio, la produzione di strisce di parete di bambù. Per ricavare queste strisce usiamo lo splitter. Lo splitter è uno strumento che consiste in, nel nostro caso, 6 lame che ricava su tutta la lunghezza della canna queste strisce. Il gioco per ricavare le strisce consiste nel rompere la canna di nodo in nodo, fino ad aver affettato tutta la canna. Finché è verde, la striscia è estremamente flessibile, ci consente di curvarla con diametri molto stretti e da lì possiamo generare tantissime forme diverse. Nelle nostre opere architettoniche usiamo questo principio per fare strutture curve. Per assemblare queste opere abbiamo sperimentato varie tecniche di giunzione, tra cui quella dell'intreccio triassiale, con cui è realizzata anche l'opera di Gravina di Catania. Il principio è proprio quello di elementi individualmente fragili che collaborano, perché sono giuntati insieme ed insieme sprigionano una forza che da soli non potrebbero avere. È questo che ci permette di pensare ad architetture anche molto grandi, a partire da materiali naturali apparentemente deboli.